Buonasera e benvenuti al circolo La Salle per la sfida della settima giornata del girone assoluti Summer 2022. Tottenham e Leicester si affrontano con destini simili in classifica: 0 punti per Leicester, 3 punti per il Tottenham. Gara tutta da vivere. Applauso, stretta di mano e fischio d'inizio. Tra poco. Fischio d'inizio, Pavoni batte. Fida subito a Santanocita. La sfera arriva sulla destra. Leicester in possesso. Palla che gira forte dall'altra parte, troppo forte per il compagno. Giro palla ancora del Tottenham. Dietro di Donato. Scambia bene con il compagno Morganti. C'è tra le difese. Intanto adesso ancora la giocata in mezzo a due. Prova il tiro, il gol meraviglioso del numero 10, la formazione dei Spurs, che in vantaggio 1-0 siglano al nono minuto primo gol della serata. Guarda, attenzione, rischia di metterlo giù due volte, salta, riesce a darla a favore. Attenzione, Ceneda, al tiro di Pavoni. La manca Ceneda, ma non Pavoni, che di sinistro stoppa e mette a segno l'uno pari. Riaperta la gara. Guarda che arriva Santanucida. Ceneda tiene la sfera, prova a servire bene il compagno. Adesso il tiro forte, deviato, allontanato. C'è intanto, si disturbano tra di loro. Il tiro forte, il gol meraviglioso dell'Leicester, che 2-1 ha ribaltato la gara. Siamo al 16° minuto, secondo gol. Gli uomini in maglia blu. Tempo, attenzione filtrante, adesso fa chiusura Ribelli insieme a Moncada. Pavoni dialoga, finisce 2-1 a favore dell'Leicester questo primo tempo. Gara ribaltata anche con l'assenza del portiere, che invece adesso è pervenuto. Leicester, che nonostante 0 punti in classifica, sembra avere motivazioni e morale giusto per riprovare la scalata in questa seconda parte di torneo. Vediamo cosa accadrà in questo secondo tempo. Larga. Tutto finta il tiro, il compagno, la palla in mezzo. Ripresa da Cozzi, che la dà Moncada. Forte, fuori di Pavoni. Palla verso Giulio, che riesce a metterla giù. Il tiro, la traversa. Ora il numero 11, il tiro ancora, la parata. Un po' di testa, ancora Ribelle, ruvido sulla difesa. Attenzione, Mazzatti riesce a recuperarla. Ribelle ancora, prova a servire. Il tiro al gol di Giulio Pavoni col numero 9, mette a segno l'1-3 di questa gara, doppietta per Pomerle e Leicester, e due lunghezze avanti. Vediamo adesso come rispondere al Tottenham. Forte, bella la giocata da parte del numero 10 Paradiso. Ottima la risposta del portiere Leicester. Va verso Pavoni, adesso Morganti, ancora Pavoni, prova a darla in mezzo. C'è un fallo di mano che l'arbitro preferisce non chiamare. No, è sembrato così. Tanto bravo servire Santanocida, suo estremo difensore, a spazio Ibrahim. Può provare a servire bene Morganti. Il tiro di prima intenzione. Cozzi sicuro. Guarda che gira. Ibrahim se ne fa un paio, la palla avanti, ancora Ibrahim a tu per tu col portiere, prova a servire il compagno, anzi prova proprio il tiro. Ancora la palla Ibrahim, il tiro ancora due volte su Cozzi. Gran giocata di Ibrahim, peccato, è mancato solo il gol. Tiro sul secondo palo, niente di fatto. Adesso sale alla sua maniera Danilo Ibrahim, si porta a spasso un paio di giocatori, la dà in mezzo verso Ceneda. Bella l'incursione a tenere alto il Leicester. Danilo Ibrahim, che guadagna un angolo al 42° minuto.
Palla di tensione buttata, Belle la fa sua, ancora sulla fascia. Batte intanto bene il Tottenham in avanti, allontanato da Moncada. Ibrahim alza la testa, però attenzione, errore, momento di stanchezza entrambe le squadre. Il tiro là di poco a lato, gran giocata dell'uomo qui inquadrato, il Tottenham. Ah, la mette fuori. 45esimo che sta per scoccare, 5 più minuti di recupero a favore delle speranze del Tottenham. Buona la chiusura di Ibrahim che sale, adesso anche spazio, preferisce la palla a favore numero 16 che la dà in mezzo, il tiro, la parata meravigliosa di Cozzi a chiudere un gol già fatto praticamente. Riesce servire Cozzi. Ancora da Bossoni a Rubio, adesso bravo Pavoni che la fa sua. Ancora bella la giocata in mezzo per l'uscita di Cozzi, gran coraggio Neda, fermato dall'estremo difensore del Tottenham. Ancora Santanucita sale, cerca bene filtrante Ceneda che la dà bene ancora tu per tu col portiere, lo scavetto ed è il gol dell'1-4, era nell'aria già da un po'. Bella la giocata con Ceneda, l'abbraccio e Leicester che sigilla in questo momento i 3 punti, la vittoria, la prima di questo torneo. Santanucita, Ibrahim dietro ancora, il tiro allontana Smurganti, la palla buona, prova il tiro, gran gol di sinistro su assist di Smurganti. È il Leicester che comanda e sfrutta questi ultimi secondi per allungare ancora 1-5 il risultato attuale. È stato Anselmi a siglare la doppietta, adesso Tottenham che prova a reagire anche se la vittoria ormai è ben salda per gli uomini dell'Leicester. Sinistra si va da Pavoni, cerca Morganti, travolto, non c'è fallo secondo l'arbitro. Finisce qui la gara, Tottenham battuto 1-5 dall'Leicester, protagonisti dell'Leicester, la doppietta di Pavoni, la doppietta di Anselmi, il gol di Ibrahim, qui da La Salle, da Lai Bomber, è tutto.